Il nervosismo per la partita di oggi è ben visibile sui volti dei protagonisti e non potrebbe essere altrimenti considerando la posta in palio. Una vittoria oggi avrebbe molti significati e conseguenze, forse anche troppi da elencare qui. I giocatori dovranno essere bravi a lasciare tutto il rumore fuori dai loro pensieri e dovranno riuscire a concentrarsi soltanto su quello che è il loro compito. Scendere in campo, lasciare tutto sul terreno di gioco e se possibile vincere. Non c'è che dire, la cornice di pubblico ci ha fatto entrare immediatamente in clima partita. Coreografie vibranti, bandiere colorate e cori cantati a squarciagola. E l'atmosfera giusta per vivere 90 minuti, davvero emozionanti. Partita già in corso di svolgimento. Sporting e Manchester United. Cerca la profondità, ma niente da fare. Hanno gestito davvero male il contropiede. Non sono stati convinti nella fase di transizione e il risultato è stata una palla persa. Fa sfoggio di notevole forza fisica e recupera il pallone. Intervento difensivo molto solido qui, non si sono fatti superare dal suo estero. È una buona occasione per trovare spazio. Si ferma qui la manovra. Kubo fa viaggiare il pallone in verticale. Pallone raso, prova a tirare e non trova la porta davvero per pochi centimetri. Era un'occasione ghiotta, Fabio. Non ha trovato la porta, ma la difesa avversaria ha avuto un brivido. Prova con una palla filtrante. Gran prova di forza, palla recuperata. Cristiano Ronaldo ha tentato in tutti i modi di raggiungere il pallone, ma non è riuscito ad approfittare dell'occasione. Cerca il movimento di sua in profondità. E questi sono i duelli che ci fanno amare il calcio. Botta e risposta tra bella iniziativa offensiva e la giusta contromisura. Palla a cercare la profondità. Accelera per... Non è troppo... Miracolo di Muslera. La spazza via, evita guai. Riesce ad intercettare. Il Manchester United non ha mai trovato neanche la via per arrivare alla rete fino a questo momento. La gioca sulla destra. Che bravo! Doku cerca il passaggio, ma non trova la precisione. Intervento decisivo. Under se ne va. Rudiger. Una bella giocata nello spazio. Doku ha spazio per affondare. Non riesce proprio a divincolarsi dalla morsa degli avversari oggi. Sì, la difesa è stata molto efficace a chiudergli gli spazi. Stanno tenendo bene il pallone. Un altro passaggio riuscito. Si mette in mezzo e sventa i piani degli avversari. Messi. Doku prova a superare la difesa con un filtrante. Palla allontanata senza troppi complimenti. Under trova un modo per passare. Da lì può concludere. Bruno Fernandes. Difesa impeccabile qui. Non gli hanno lasciato lo spazio per concludere. Prova il cross in aria. Kubo. L'arbitro interrompe l'azione, credo sia fuori gioco. Doku lo supera,
Pressing molto fisico ma regolare per l'arbitro. Palla recuperata. Riconquistano subito la palla. Sulla fascia, è libero. Occhio alla conclusione. Beh, lui non è tipo da prendere rischi inutili in difesa. Spazza lontano. Doku. Arriva Cristiano Ronaldo. Una scivolata abbastanza dura. Messi. Rodri. C'è spazio per ripartire, possono sfruttarlo. A campo di Cristiano Ronaldo e segna lui, il capitano. Non è un caso che abbia la fascia di capitano, Fabio. È la forza trainante della squadra e questo gol lo dimostra. Aggressività e verticalizzazione. Può sembrare semplice, ma riuscire a fare tutto con i tempi giusti è sintomo di... E arriva il fischio finale di questa prima frazione di gioco. Finiscono così i primi 45 minuti di gioco, una prima frazione non certo avara di emozioni, nonostante ci sia un solo gol a referto. Si riprenderà con il punteggio di 1-0 e il risultato è ancora in minimo. Fino adesso non è andata esattamente come si aspettavano, ma non c'è alcuna ragione per perdere la testa. C'è tempo per rientrare in partita. Il secondo tempo è cominciato. Beh, quel che è fatto, non devono pensare al primo tempo, ma concentrarsi sui restanti 45 minuti per rimediare. Ora devono prendersi qualche rischio, attaccare con più uomini, non hanno altra scelta. Non si tira indietro e conquista il pallone. Kubo. Gioca una palla lunga. La gioca a sinistra. Una retroguardia di nuovo molto attenta. Rodri. Prova a imbeccare lo scatto sul fondo. Rodri. Buona l'azione sulla destra, vediamo come evolve. Che giocata in dribbling. Palla buttata via, peccato. Rodri. Bruno Fernandes. Passa il pallone, però male. Era un tentativo apprezzabile, non ha trovato l'uomo però. A volte è necessario dimostrare un po' di pazienza, aspettare il momento giusto per servire i compagni. Un passaggio un po' telefonato in questo caso. La calcia lunga nel corridoio di destra. Tenta l'affondo sulla destra, buona la sua progressione. Gosdiunder. Credo sia la prima volta che giocano la sfera in verticale. Potrebbe aprire nuove prospettive per l'attacco. Questo gioco teve un'assistenza di 71.550 spettatori. Si impone nell'uno contro uno e riprende il possesso. Sono al costante inseguimento della palla. Non è un buon segno questo. Non sono riusciti a ottenere qualcosa di meglio in questa occasione. Provano a orchestrare il contropiede. Ci prova con un pallone profondo. Filippo Inzaghi. Ha visto partire il pallone, si è proposto anche bene, ma poi non è riuscito a fare niente. Doku. Bruno Fernandes. Spazza via la sfera senza tanti complimenti. Palla filtrante per Cristiano Ronaldo. Brutta palla qui nella terra di nessuno. Palla filtrante per Cristiano Ronaldo. Beccato in offside da guardaline. Sta a acontecer uma substituição. Primo cambio per loro, l'allenatore vuole modificare qualcosa. L'allenatore vuole maggiore creatività sulla tre quarti per velocizzare la manovra e creare più pericoli negli ultimi 30 metri. Sembrava un buon corridoio, ma non sono riusciti a concretizzare la manovra offensiva. Doku. Questo è il tipo di difesa che scoraggerebbe anche il più esperto degli attaccanti. Non sta concedendo palle giocabili praticamente. Eiserik prova a salire sulla fascia sinistra. Merkamp, proprio come molti terzini attuali, dimostra un ottimo senso dell'attacco
con le sue discese sulla fascia. Il Manchester United decide per un'altra sostituzione. Doku spazza il più lontano possibile. Fa male i calcoli, il pallone non passa. Buona l'intenzione del passaggio, ma non l'ha calibrato bene e per gli avversari non è stato difficile fermare l'azione. Tenta Filippo Inzaghi. Pallone interessante, in verticale. E passa. Ottima difesa, doveva essere fermato. Rodri. Sulla destra. Palla di nuovo verso il centro. Bruno Fernandes. Il pallone sulla sinistra, ora cosa succederà? Soltanto rimessa laterale qui. Preferisce andare sul sicuro e spazza. Arnold. Grande movimento nello spazio. Merkan prova a spingere sulla corsia di sinistra. Manchester United è nei guai fino al collo. Devono buttarsi tutti in avanti, non hanno altra scelta. E trova il compagno. Non hanno perso tempo per recuperare. Tell! Under! Neuer dice di no. L'ha salvata con dei riflessi da gatto. Il portiere è rimasto lucido e ha reagito bene. Difficile trovare uno spazio libero in area di rigore. Sono praticamente tutti lì. Tell! Fuori di poco, sfortunati qui. Non è riuscito a trovare lo specchio della porta, ma doveva tirare. Mbappé! Potrebbero sorprendere la difesa in contropiede. Alexander Arnold prova a darla profonda nello spazio. Che pallone gli ha dato! Allontana il pallone. Palla recupera. E c'è il boato del pubblico. Si chiude la sfida. Triplice fischio dell'arbitro. Una partita davvero intensa. È stata equilibrata fino alla fine. A deciderla è stato un singolo episodio.